Maestro, torneranno fisse live. Carle, se non ci sono impegni, sì, torneranno fisse. E anche un delle novità. Vi dico queste novità. Novità. Ho tante, cioè non è che ho tante novità. Possiamo dire due novità. Quindi che una è che le live torneranno fisse, togliendo ovviamente vari impegni che ci possono essere. Quindi togliendo quelli lì, ovviamente poi vi avviserò su scusate, ho tirato una botta al microfono. Ovviamente poi vi avviserò su Instagram, su Discord, eccetera. E un'altra novità più grande, più bella, e spero che vi piace, fatemelo sapere subito appena finisco di dirvi. Una novità molto bella che ho sempre desiderato fare e mi ha consigliato Marco. Anche a Luigi ho consigliato, se posso dire. Ma il fuori lo fai ancora, certo, non che se lo farò ancora. Comunque, ritorniamo al discorso. È una cosa che mi piace molto, è una cosa che ho sempre desiderato fare, fin da quando ho iniziato e fin anche da quando prima di iniziare, prima di fare live, perché a me cioè non è che mi ha sempre piaciuto fare live video. Comunque da quando mi ha iniziato a fare da quando mi ha iniziato a piacere a fare video live, e ho pensato a questa cosa qua. Ho visto anche degli altri streamer e quindi l'ho voluta, mi piaceva come cosa e la voglio fare anch'io. Ovvero di cosa sto parlando? Sto parlando delle maratone. Le maratone a me sono sempre piaciute, mi è sempre visto mi piace fare live, e in questo caso parliamo di live, non video, perché video non c'entra niente con le maratone. Quindi parliamo di live. Mi è sempre piaciuto fare live e quindi mi piace tantissimo interagire con le persone, cioè parlare tanto con le persone e stare in compagnia, e stare in compagnia con tante persone. Magari fuori è difficile stare, che ne so, con centinaia di persone che mi guardano. In questo caso non sto parlando di centinaia di persone, ho più di centinaia di follower, però non ho 100 persone che mi guardano. Però comunque mi piacerebbe arrivare a un punto in cui dico, che in cui posso dire che, cioè, che mi stanno guardando tantissime persone. Sono felicissimo adesso, in questo momento, con tutti gli spettatori, follower che ho. Si può fare di meglio, però sono felice. Non voglio pensare subito all'obiettivo altissimo, non voglio pensare agli obiettivi altissimi, però sono felice così per adesso. Comunque, voglio parlare delle maratone. E vi avevo già spoilerato che volevo fare una maratona lunga di minimo 24 ore estendibile. Quindi ognuno che quando uno si donava, quando uno si followava, eccetera eccetera, il tempo si aumentava, il famosissimo timer che conoscete tutti, che di solito stava qua, ovvero questo qui. Guardate, ve lo faccio vedere, è questo qui, che adesso qui in basso, ve lo faccio un attimo, così vedete in basso di questo bellissimo toro e tutti come aumentare il timer, e che adesso poi dopo lo tolgo. E comunque volevo fare questa maratona qua molto lunga, estendibile, e poi sotto consiglio di Marco mi ha detto: se vuoi migliorare, vuoi comunque avere tanti spettatori, cioè ti piace parlare lungo, vuoi stare in live tanto e vuoi comunque migliorare sempre di più, ti consiglio di fare tante live o comunque maratone. Quindi io ho pensato, Marco mi aveva detto una maratona a settimana, cioè sarebbe l'ideale fare una maratona a settimana. Il problema è che sono ragazzo anch'io, voglio uscire anch'io, quindi una maratona a settimana non riesco. Magari due maratone a settimana, sì. Due maratone a settimana lo voglio fare. Spero di farcela. Voglio riuscirci. Ne ho parlato con mio padre, poi comunque chiederò anche a mia madre e comunque con i miei, cioè con mio padre e mia madre, gli parlo di sta roba qui, perché voglio che loro lo sanno. Quindi voglio fare almeno due volte a settimana una maratona. E non so quanto lunga, magari una maratona estendibile, magari ne so un minimo, non lo so, tipo dalla mattina alla sera, ecco, facciamo così, dalla mattina alla sera, cioè ancora ovviamente devo organizzare tutto, dalla mattina alla sera, magari pure estendibile ogni tanto, non sempre, perché come ho già detto sono ragazzo anch'io, ho 16 anni, voglio uscire anch'io, non voglio stare chiuso in casa ogni giorno. Comunque lunedì, mercoledì e giovedì ci saranno sempre live, e spero di farlo ogni giorno, di non mancare mai. Voglio recuperare tutti i giorni
che purtroppo sono stato assente, voglio fare video su video, voglio divertirmi al massimo e voglio mirare sempre di più e magari se riesco a aumentare gli spettatori per divertirmi di più insieme a voi stando in live con più persone. Spero di riuscirci, ancora non ho nessun obiettivo per questo fine estate di spettatori massimi, non pongo nessun obiettivo, quindi non lo so, ci penso. Comunque spero che questo, diciamo, progetto, spero che riesca a fare, e ovvero di fare ogni due settimane una maratona, spero, e spero che comunque a voi piaccia questa cosa qua. Fatemi sapere adesso in chat se volete datemi un feedback, dimmi se vi piace e come idea, se vi potrebbe interessare, siete felici di questa cosa qui che ho detto, spero di sì. E niente, tutti i consigli sono ben accetti, io accetto tutto, accetto anche chi mi insulta, accetto tutti, io non mi interessa niente, non ci penso, cioè non mi interessa, cioè sono forte su queste cose qua per fortuna.